Riunione tra i 10 comuni della provincia di Teramo che assieme ad ADSU, TUA, FIAB e Regione hanno aderito al progetto MoveTe, mirato a favorire la mobilità sostenibile con la realizzazione di velostazioni e piste ciclabili. Un programma che risale a circa 2 anni fa e rischia di saltare perché la Regione Abruzzo non ha erogato i 390.000 euro previsti, per cui nonostante i progetti esecutivi trasmessi a TUA non si è potuto procedere alla gara. Numerose le preoccupazioni espresse nel corso degli ultimi mesi e le sollecitazioni rivolte alla Regione per non correre il rischio di perdere i finanziamenti che, ricordiamo, si aggirano a 1,6 milioni di euro. Siamo in presenza di una Regione, di una giunta regionale bugiarda, poiché aveva promesso mesi fa di contribuire a questo progetto che coinvolge 10 comunità, 10 città della nostra provincia, oltre all'ADSU e alla TUA. Dopo mesi non abbiamo avuto nessuna risposta. I comuni hanno iniziato ad investire su questo progetto, finanziato dal Ministero innanzitutto e cofinanziato da Regione Abruzzo. Parliamo solo di 390.000 euro. L'assessore Campitelli aveva promesso in Consiglio regionale di intervenire con uno stanziamento specifico, ma sono passati mesi e nulla è successo. Questo è un tradimento soprattutto verso la provincia di Teramo. Io faccio un appello ai consiglieri, gli assessori di maggioranza di questa provincia. Non è possibile che solo Teramo debba pagare il caos e la confusione che c'è all'interno della giunta regionale. Oggi abbiamo avuto una proroga di 2 anni, quindi stiamo al 2023 da parte del Ministero, quindi siamo ancora in tempo, come dire, a recuperare questo progetto in tempo utile. TUA non riesce a fare la gara, l'impegno nostro era quello di fare i progetti esecutivi, di consegnarli per fare la gara, perché ancora non riesce a raccogliere l'intera complessa copertura economica per poter procedere alla realizzazione della gara, perché è venuta meno una quota che proprio TUA era quella che doveva gara. Che aveva garantito nel contratto che abbiamo stipulato, che ammonta a 390.000 euro. E quindi il Comune di Teramo, che è capofila di questo gruppo di comuni, preoccupato del fermo che ha subito il progetto, ha convocato la conferenza dei servizi per vedere decidere da farsi.